piazza del Palais Royal, Bartali si gode un film di prima visione. Orson Welles, che interpreta il personaggio del mossiere. Partito, dopo tante discussioni, anche questo tour. Fiorenzo Magni avrebbe potuto vincere anche un Tour de France, quello del 1950. Era infatti in maglia gialla e già assaporava il gusto intenso del successo quando fu costretto al ritiro da una decisione di Gino Bartali, alla quale anche il leggendario Alfredo Binda non riuscì a opporsi. In quella corsa a tappe francese, Bartali era capitano, Magni seconda punta. Gli italiani partirono in tromba tanto da vincere ben 5 delle prime 9 tappe, tanto da far imbufalire i francesi. Alla soglia del traguardo, sul viscido asfalto, eccolo con Magni, Leoni, Bobé, Robic. Oggi la vittoria tocca giustamente al più forte velocista del tour, Adolfo Leoni. Se non la maglia gialla, ha un biondissimo bacio. La terza tappa va a Lille. La carovana si è appena staccata dalle rive della Mosa, che già si è pronunciata una fuga a 8. Tra gli 8 è Pasotti, fiancheggiato da Lamberti e Pedroni. In questo momento gli inseguitori, tra cui Magni, ritengono ancora che l'uomo pericoloso della giornata sia il belga Blom. Frontiera belga per la breve puntata internazionale. A Lilla, Pasotti, che ha lavorato di metodo e di intelligenza, diventa anche scattista, batte Blom. Ancora un italiano, si domanda. Oui, monsieur. Pasottino, detto Fredo. La maglia gialla per il gioco degli abboni passa a Gauthier. Ai piedi dei Pirenei, il gruppo azzurro sembrava imbattibile, ma i tifosi francesi non gradivano. Nella tappa di Saint-Gaudens, con le salite di Aubisque, Tourmalet e Aspin, Bartali fece dei numeri. I francesi, temendo l'ennesimo trionfo straniero, insultarono gli italiani, tirarono sassi e fecero addirittura cadere Bartali. I campioni, guidati da Binda, reagirono alla grande. Continuarono a tenere le redini della corsa e sul traguardo di Saint-Gaudens, Magni tirò la volata a Bartali, che vinse. Fiorenzo si ritrovò in maglia gialla, con tutte le porte aperte per conquistare il successo finale. Siamo sull'Aubisque, il primo dei tre colli della tappa dei Pirenei. Il dramma non si vede ancora, però sta maturando nel corso di questa attesissima undicesima tappa. Per ora è in testa Robic. Lambertini era stato con Redolfi quello che aveva acceso la prima miccia. Ma la vera esplosione è avvenuta per opera di Testa di Vetro. Deve lottare contro uno stretto tallonamento di Kübler, Bobé e Lambertini. Riesce ad averne ragione e taglia con 2 minuti di anticipo il primo traguardo della montagna. Solo sulla Spin si mangerà questo capitale così duramente raggranellato. Ancora sulle rampe, Gauthier cerca di stritolare i suoi 10 minuti e mezzo di ritardo. Sta dando un faticato addio alla maglia gialla. C'è qualcuno invece, Pio, che ha premura di farsi da solo 60 chilometri. Il gruppo però non si preoccupa. Ha Robic, che resiste ancora, e ha una grande guida, Bartali, che riconosce le strade delle sue più belle vittorie e conduce con gagliardia stranamente cupa. Forse potrebbe anche scappare, ma non è la prima volta in questo tour che rinuncia a un tale proposito. Ha paura di restare solo. La folla, schierata lungo questi duri tratti del percorso, non lo festeggia, anzi, gli è ostile. Pericoloso magnetismo di una campagna di stampa che è riuscita a rendere invisi i nostri campioni. Comunque, sul Tourmalet riesce a passare per primo l'avventuroso Pio. Robic lavora di cambio. A 2 minuti e mezzo di distacco. Su questo colle, Bartali passerà terzo. Temporale sulla Spen, ma Gino ha deciso di vincere e vincerà malgrado il capotombolo provocato da un fanatico, malgrado le botte, malgrado il tentativo di sottrargli la bicicletta. Lui non è un fanatico, ha sempre corso le strade da campione, non le avventure. Bartali primo, Magni maglia gialla. Bartali però reagì malissimo agli insulti e agli incidenti dei Pirenei. Chiese e ottenne il ritiro di tutta la squadra italiana. Magni non era d'accordo, ma dovette accettare e perse la grandissima occasione di vincere il tour. Jacques Audet cercò di convincere Magni a restare, gli promise 40 riunioni in pista purché rimanesse, ma la decisione ormai era presa. La decisione l'ha presa la Federazione Ciclistica Italiana. Poi chi, perché la decisione è stata presa, non so se è stato altre persone dello sport o non dello sport che hanno deciso questo. Io avrei potuto continuare da solo, perché in realtà, ma come fa un atleta che porta una maglia tricolore a dire i miei amici vanno a casa? Io era
un atto di superbia e di insubordinazione che io non, per me, insomma, no, in Gile Francia c'è la maglia verde con il bianco e rosso, vuol dire il tricolore. Per me era l'Italia si ritirava e io ho detto signor sì, senza neanche minimamente pensando a tutte le conseguenze, perché io non dico che avrei vinto il giro, sarei un idiota a dire questo, è un superbo che non lo sono. Avrei lottato per fare un buon piazzamento o anche vincere, questo è un altro discorso. Abbiamo visto le immagini del Tour 1950, una grave ingiustizia subita da Fiorenzo Magni. Lui senza colpe, in maglia gialla al termine della tappa pirenaica, viene costretto a tornarsene a casa. Qui bisogna fare un'analisi di quanto successo. Bartali, lo dicono anche i giornali dell'epoca, soffriva di una prostatite. Aveva un'infezione alle vie urinarie, non stava bene, nonostante avesse vinto la tappa di Saint-Gaudens. Probabilmente non avrebbe potuto, si sentiva di non poter lottare per la maglia gialla. Che fosse in giallo Magni, a Bartali non andava bene. Ci fu questa telefonata nella sera dopo la tappa di Saint-Gaudens tra Bartali e i capi della federazione. Qui un nome è uscito a distanza di 60 anni, Bartolo Paschetta, uno dei responsabili dell'Azione Cattolica, molto vicino alle vicende sportive, molto amico di Bartali, può darsi, questo lo sostiene Magni, ma lo ammise dopo 60 anni, può darsi che i due abbiano concertato il ritiro della squadra azzurra. Magni dovette riporre la maglia gialla in valigia e tornarsene a casa. Si sarebbe rifatto, ed ecco la famosa legge di compensazione, l'anno dopo con gli interessi, con il successo al Giro d'Italia, con 12 vittorie stagionali, ma quel Tour del 50 fu una grande amarezza per Fiorenzo Magni, perché a vincere fu Kubler e nelle corse a tappe Kubler arrivò sempre alle spalle di Fiorenzo, quindi con buona probabilità il toscano avrebbe potuto farcela.